Bella a tutti my slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Bromance di Mekna e Coco, un joint album di due artisti di cui non abbiamo ancora avuto il modo di parlarne in questo canale, anche perché sinceramente ad oggi non ascolto chissà quanto. Non nego di aver avuto i miei momenti in cui sono stato in fissa sia con uno che con l'altro, però diciamo che il percorso musicale che entrambi hanno intrapreso col tempo mi ha sempre interessato un po' di meno, comunque io mi aspettavo altro e quindi ho perso un po' interesse per la musica di entrambi. Tuttavia questo venerdì è uscito il loro progetto in collaborazione e mi sono detto perché non provare ad ascoltarlo, e detto questo inizierei con la prima canzone, Bro. Volevi solo questo da noi. Qualcuno qui doveva farlo. Ok. Sto finendo acquario. Ok. Comincio il tour, dai, non ci perdiamo. Però giuro che lo facciamo. È una vita che ne parliamo. Corrado, dal primo giorno in cui ti ho ascoltato. Va bene. Non ci speravi più, ma so che non aspettavi nient'altro. Corrado, prima sbagliavi il nome. Ok, questa non è come le altre volte. Ai miei tutte ragazze, tutte le coppie. A te tutti i ragazzi lanciano i boxer. Le nostre vite scritte in corsivo. Potevamo farlo solo tu ed io. Se non sbaglio questo è stato anche il primo singolo estratto, e che dire, un intro che già presenta molto bene e racconta anche in parte la storia del loro incontro, ma in generale del progetto. Io mi ricordo quando li seguivo che loro due si stimavano molto musicalmente, ma appunto, come hanno detto anche loro nel testo, per un motivo o per l'altro non sono mai riusciti a beccarsi. Poi una volta che si sono beccati sono anche iniziate ad uscire le prime collaborazioni e si parlava tanto di questo joint album che appunto finalmente è arrivato. Quindi volendo possiamo anche definire una prima strofa molto storytelling, ma un po' così come anche il secondo pezzo, che ha uno switch e da una parte musicale molto più chill si passa a una parte bella rappata, e devo dire che mi è piaciuta parecchio perché si sono alternati nelle barre bene, hanno continuato a raccontare un po' questa storia, quindi già questa traccia è un biglietto da visita bellissimo per presentare questo progetto, quindi assolutamente bella. Io andrei con la seconda, Zombie. Ho perso 3 giorni. Ok. Restano qui fuori, restano qui fuori. Non so cosa vogliono da noi. Notti di luna. Che bello il beat. Sarete voi ad andarvene. Zombie. Tornerò prima che faccia giorno. Sono qui a milioni, sono qui a milioni. Ci sei stata mai in un film? Ci sta, non mi ha fatto proprio impazzire, ma apprezzo molto il tentativo di provare a fare qualcosa di diverso, perché la canzone ha influenze, non voglio dire house, perché non lo so se è house, non ci capisco molto, però ha questo beat, no, che specialmente nel ritornello, dopo la parte cantata di Mekna, c'è spazio per una parte, insomma, strumentale, quindi un po' dance, magari da discoteca, se vogliamo, però non lo so quanto me la riascolterei, sinceramente. Ho preferito comunque di più le parti cantate di Mekna, magari alle strofe di Coco. Promossa a metà, diciamo così. Andiamo con la terza, XO. Milano, Parigi, New York. Ok. E lo sapevi che non ero perfetto. No. Però ci sei di nuovo tu nel mio letto. A me non piace fare tardi, sei un appuntamento. Odio le scale dei palazzi che ricordano il profumo dentro il tuo portone. Ci siamo visti per la prima volta, poi Dublino e Londra, le mie prime. Bello il flow. In fondo ti piace che non sia così facile. XXO. Sono in ritardo di nuovo. E so che mi cerchi anche se non mi chiami. Ti rispondo dopo, così siamo pari. Ma stiamo così bene quando non siamo insieme. Decisamente meglio di Zombie, mi è piaciuta anche più in stile Mekna e Coco. Il ritornello lo fa Mekna e secondo me è molto orecchiabile, così come anche la sua strofa rappata mi è piaciuta molto, perché lui poi quando si mette a fare questi strofoni così proprio rappati, quasi parlati, è molto bravo, riesce a creare una bella atmosfera. Invece Coco nella sua seconda strofa, ok, non mi ha fatto impazzire, ha fatto il suo, non è che mi ha fatto schifo, però diciamo che qua mi è piaciuto parecchio Mekna. Comunque XXO penso che sappiate cosa significhi, si usa per lo più nelle lettere ma anche nei messaggi, significa tipo baci abbracci, baci baci, insomma stammi bene, robe del genere. Andiamo con la quarta, Sali su. Sali su da me, sali su. Sono qui fuori alla stanza e non trovo la scheda.
Volevo chiamarti, ho il telefono scarico proprio stasera. Io cercavo un sogno, tu cercavi me. Bello. Sono e ho cercato te. Okay. Non dirlo a nessuno, lo sai, qui succede un casino se parlo. Bello. Non c'è nessuno al desk, ho il passaport. Sali su da me. Sei appena arrivata, non entrare giù, non sanno che ti aspetto. Tu cercavi un sogno, io cercavo un alibi. Per sentirmi a posto parlo coi tuoi diavoli. Ti ho scritto un messaggio ma non te lo mando finché non sei in taxi. Fino adesso probabilmente la migliore, anche se sinceramente Bromance mi è piaciuta parecchio, quindi se la giocano loro due. Comunque qui entrambi secondo me sono stati bravi. Ho davvero poco da criticare, hanno creato tutta una bella atmosfera. Chiaramente c'è questo immaginario, insomma, dell'hotel, la stanza, sali su. Bravi anche per come si sono alternati nelle strofe. Prossima canzone, Vita normale. Dimmi che c'è di magico a cercare sempre compagnia. No, non voglio cambiare, continuare a rischiare. Se nessuno mi vede, sai, non vuol dire che non sono qua. E non voglio una vita normale. Mi confondo tra le luci di questo posto. Niente male anche a questo giro, la produzione è stata affidata a Sick Luke e secondo me si può sentire dal beat che è proprio è il suo stile. Mi ha dato un po' quelle vibes Gotboy Click e quella roba lì un po' emo. Entrambi pure in questo caso sono stati bravi, il ritornello a sto giro lo fanno insieme. Proprio Macne e Sick Luke nel 2019 hanno dato vita a Neverland, un joint album di cui appunto Sick Luke ha prodotto tutte le canzoni, quindi il rapporto tra i due continua ad andare avanti. Ci sta, andiamo con la prossima canzone, Amici. Sai che il tempo passa. Mi colpisce, non mi difendo. Che bello. Ma gli amici servono a questo. Però poi niente cambia. Vieni a prendermi nel vuoto. Sto giù, che fai, scendi, non dirmi che già impegni. Se passare di che bello qua, il flow. La piazza, l'erba di mamma mia. Senza canestri. So che il tempo passa, però poi niente cambia. Comunque vado e te risorgeremo insieme all'alba. Luna di notte era il nostro solito giuramento. Restavamo in giro purché ci fosse un locale aperto. Rappavamo fino a perdere la voce, il segno della croce. Poi che c'eravate ogni volta, sapete come. Questa è la miglior canzone del progetto fino ad ora, non ho nessun dubbio nell'affermarlo, molto molto bella. Parla dell'amicizia, c'è anche un'altra parlata proprio del discorso tra due amici e che dire, quando c'è da rappare sia Mecna che Coco sanno essere devastanti, soprattutto la prima strofa di Coco che ha preso veramente dei flow assurdi, mi è piaciuta tanto, ma anche Mecna è stato molto bravo, soprattutto nel ritornello che ancora una volta i due si dividono. Poco da criticare, poco da dire in generale a questa canzone, ci sono anche molte storie raccontate, quindi se vogliamo c'è anche un po' di storytelling. Andiamo avanti con la prossima, la più bella. Ma questa è già una canzone che esiste. Sai già cosa penso, come se mi guardassi dentro. Quello che a parole io non ti ho detto mai. È maledico i giorni in cui non ti ho incontrato. Sei la più bella del mondo. Mi piace più delle Nike, mi piace più delle cose che non ho avuto mai. Di un milione di copie, più di un ciao come stai, scritto alle 4 di notte. Mi piace più dell'America, di un pezzo che non si dedica. Nel mio letto una domenica e non vuoi più andare via. Più di una pioggia che ogni volta che ti guardo penso. Invece se mi chiedete qual è la hit di questo disco, vi dico questa canzone. Chiaramente fino ad ora, ma soprattutto quando vai a remixare una canzone che già di base era una hit, è difficile fare una canzone che non lo sia. Infatti il pezzo remixato è chiaramente Sei la più bella del mondo di Raf, uscita nel 1995. Loro hanno fatto la loro versione e sono stati molto bravi, hanno ripreso quel ritornello e hanno aggiunto delle belle strofe. Ancora una volta, quando c'è da rappare, sono davvero abili nel farlo. Andiamo avanti con Long Slide. Non esco mai senza la mia long sleeve. Viva la 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 Ryan Gosling. Esco dall'armadio con la long sleeve. Un po' fissato il ragazzo. L'ho vista passare, ho detto oh shit. Loghi colorati fino ai polsi. Occhio a fondo tinta che mi sporchi. L'ho appena comprata questa long sleeve. La città di notte sembra Smallville. Non rovino per lei la mia long sleeve. King. Però almeno 100.000 long sleeve. Non esco mai senza la mia long sleeve. È arrivato il momento di dirlo.
fillerino, perché ora la canzone nel complesso non è malvagia, anzi ha una bella sonorità, un bel sound ed è orecchiabile così come tutte le canzoni di questo progetto, è interamente dedicata alle long sleeve, che sarebbero le magliette a maniche lunghe detto in lingua italiana, e per questo mi viene a dire fillerino, non lo so, probabilmente non sappiamo che traccia mettere, hanno detto mettiamo questa, è una mia teoria. Andiamo avanti con Anima. Parli come se mi conoscessi già, prima che mi avessi qua. Ok. Ma mi hai lasciato senza spiegarmi com'è. Non lo guardo mai. No. Non ci parlo mai. Mai. Come si sta quando si cade. Oggi che fai, ti va se facciamo un giro in città. Ho bisogno di sentirmi più leggero. Ok. A volte sentirsi intrusi, peggio che sentirsi esclusi. Musica bruciami, ma non illudermi, non che me lo bello. Merito. Fra non sai quanto mi è costato fare quello che volevano. Non so perché, ma potenzialmente credo che questa canzone poteva essere molto più figa, perché ha un ritornello che musicalmente mi è piaciuto tanto. C'è la strofa di Mecna che è carina, ci sta, poi c'è di nuovo il ritornello e quindi a posto. E poi c'è Coco che in realtà ha fatto uno strofone, quindi il mio dubbio è se Mecna avesse fatto una strofa all'altezza di quella di Coco. Chiaramente è un mio gusto personale, magari a te è piaciuto più Mecna e comunque va benissimo così. Però quello che intendo dire è che Coco secondo me è stato davvero bravo nella sua strofa, Mecna un po' di meno, e quindi per questo dico che la canzone poteva essere molto meglio, perché ripeto, il ritornello anche musicalmente parlando è davvero figo, il resto un po' sì, un po' no, qualcosa fatta bene, qualcosa di meno. Decima traccia, Calendario. Non ricordo il posto, se ora me lo chiedi. Non ti ho vista più, ho chiesto il tuo nome al butto fuori e mi ha risposto che non ti ha mai vista. Bello. Mi è andata via su quella Jeep. Mi hai scritto che bello. Ti ho vista a gennaio, sei l'ultima pagina sul mio calendario. L'ultima pagina, quell'ultimo giorno, l'ultimo bacio, l'ultimo sole prima dei lumi fragili. Okay. È da quel giorno che non ti ho più vista qui. Bello. Ma solo per convincermi, ma non ricordo più il mese. Non ricordo più il mese. Questa invece è proprio la hit, perché è una canzone, secondo me, bellissima, ti prende musicalmente, ti entra in testa, ha un bel testo, ha una bella produzione che soprattutto nel ritornello la valorizza un sacco, e proprio parlando del ritornello è bellissimo il gioco di parole o comunque il concept della canzone che si chiama Calendario, e appunto nel ritornello dice vari mesi ed è davvero bella, cioè mi è piaciuta tanto. Il beat è stato prodotto da Lunar, lo volevo dire, perché insomma ha fatto veramente un ottimo lavoro. Andiamo avanti con Chicago. Il cielo minacciava grandi. Non sei arrivata tu, come un tornado. Ok. Sei come un blues a Chicago. Bello. Ho chiesto scusa, ho detto grazie, ma la corrente mi riporta le ansie. Muah, verso il caffè dentro le nuove tazze. Noi che non siamo bravi, sovrastati dai dubbi. Avevo smesso di sperarci, ma sei arrivata tu. Se non ti aspetto. Bella. Ho chiesto scusa, ho detto dammi. Ma erano cose che sapevo già di meritare. Fingere di accontentarsi è come ingoiare sassi. Parlo soltanto di me, perché non conosco tanto. O chi si stancano se sei su sul bordo di un cratere. Scrivo a tutti che sto bene. Anche questa, signori, è bellissima. Insieme a Calendario e Amici, secondo me, fanno la top 3 dell'album. Perché non ho nulla da criticare. Cioè, musicalmente è una canzone, non voglio dire perfetta, perché sono dell'idea che la perfezione non esiste. Ma che cosa gli vuoi dire? Così come anche dice nel ritornello, riprende un po' le influenze blues di Chicago, ed è bello vedere come ogni canzone di questo album ha un concept ben preciso. Per esempio Chicago è, si riferisce a quelle sonorità lì, a quel genere lì. Calendario e giorni del mese, cioè ho notato questa cosa di canzone in canzone, quindi si vede che sicuramente è stato un album ragionato e fatto in un certo senso a tavolino. Finiamo con Alla fine. Intorno mi accorgo, lascio guardarmi dall'alto, sì. Se non lo sai cos'è meglio per me, alla fine, alla fine. Perso la mia religione, sì, cercando la perfezione. Spesso mi chiedo che cosa c'è alla fine.
Queste tre tracce a mio avviso sono state veramente devastanti, perché anche questa come outro è davvero azzeccata e in pieno concept, perché appunto si domandano i due cosa c'è dopo la fine, alla fine appunto, e guarda caso l'hanno messa come ultima traccia dell'album, quindi c'è questo duplice significato sia di dopo l'album ma sia magari il significato un po' più complesso di dopo la morte o comunque alla fine di un qualcosa. E tiriamo un po' le somme finali su tutto l'album. Come dicevo ad inizio video, non è il genere di roba che ascolto di solito, però anche qui ci sono stati dei pezzi che mi sono piaciuti e mi hanno preso molto, e parlo di canzoni come Chicago, Calendario o anche Amici. Insomma, i due stili musicali si sono mischiati a dovere e hanno dato vita a un progetto del tutto rispettabile. C'è il giusto equilibrio tra tutto: i pezzi più sentimentali, quelli un po' più commerciali o mainstream, quelli un po' più sperimentali come magari Zombie. Quindi davvero un progetto che onestamente nel suo complesso mi è piaciuto. Voi invece cosa ne pensate? Eravate in hype per questo joint album? Qual è la vostra canzone preferita? Cosa ne pensate di Mecna e Coco? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, chiaramente vi invito a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina così non vi perdete ogni video che carico, condividete questo con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slat.